Diamo il benvenuto ai microfoni della Twin Sebastiani a coach Olive della Pallacanestro Nardò. Allora coach, è arrivata una sconfitta qui sul campo di Porto Sant'Elpidio, ma la sua squadra è apparsa davvero in salute, ha giocato davvero una gran pallacanestro, cioè sicuramente una prestazione che fa ben sperare per il futuro. Ma permettimi di non essere molto d'accordo. La vittoria è meritata per Porto Sant'Elpidio, primo punto, perché sono stati continui e più concentrati all'interno dei 40 minuti. Hanno raramente perso la bussola dell'incontro, tranne quei 3-4 minuti di zona che magari hanno avuto qualche difficoltà ad attaccarla. La squadra a me personalmente non è piaciuta, invece la mia. Troppo discontinua, abbiamo regalato un secondo quarto in un campionato in cui già è difficile regalare 2-3 minuti. Immaginiamo noi se poi ci mettiamo a regalare un intero secondo quarto, finito 26-12 per gli avversari. Siamo stati molli, non lucidi nelle scelte offensive e un paio di giocatori oggi non erano col cervello nel campo. Nonostante coach la sconfitta di oggi, 6 punti dopo 5 giornate, il cammino della Nardò finora è chiaramente ottimo, l'obiettivo credo sia quello della salvezza. Questa squadra dove può migliorare? Beh, credo in quello che ho detto poco fa, cioè nell'essere continui per 40 minuti. Fino ad ora nelle precedenti 5 gare avevamo avuto 1-2 minuti di blackout che spesso magari costano anche in queste categorie un parziale a favore degli avversari. Però mai, dico mai, in questi 6 incontri avevamo regalato quasi un quarto intero agli avversari. Oggi ci è capitato e su questo dobbiamo lavorare. Dove possiamo arrivare lo scopriremo almeno dopo una decina di giornate, quando gli equilibri di questo campionato, un campionato veramente strano, si delineeranno e allora si capirà. Naturalmente il nostro obiettivo era e rimane da matricola quello della salvezza. C'è tanto entusiasmo, coach, intorno alla sua squadra, oggi tantissimi tifosi, un centinaio di tifosi giunti qui da Nardò, una trasferta non proprio comodissima. Vuole ringraziare questo pubblico così caloroso? Ma Nardò è una piazza con tanto entusiasmo. Io sono orgoglioso di allenare questa società e di lavorare per questa maglia. E proprio oggi magari mi dispiace che loro abbiano fatto tanti chilometri e noi non abbiamo risposto per 40 minuti. Attenzione, non parlo di vittoria o di sconfitta, parlo di 40 minuti di intensità. Noi siamo un gruppo che buttiamo sempre tanta intensità nel campo. Poi puoi segnare, non segnare, vincere o perdere, non è questa in discussione. Non è che mi sto lamentando di una sconfitta su un campo di un'ottima squadra che stava a 6 punti come noi. Mi sto lamentando del fatto che abbiamo regalato mentalmente un quarto. E di questo sono molto arrabbiato e mi dispiace anche per le persone che si sono fatti 1200 km. Coach, noi la ringraziamo per la disponibilità, le facciamo i migliori in bocca al lupo per la stagione. Bocca al lupo anche a voi, grazie.